Diciamo subito che non era una partita facile, anzi l'abbiamo definita complicata per tanti motivi. Ma lo sapevamo che era così, infatti avevo chiesto ai ragazzi pazienza, di girare la palla, di non avere la frenesia. Forse nel primo tempo eravamo anche un po' tesi, un po' di tensione c'era, anche se abbiamo avuto due grandi occasioni per passare in vantaggio. Nel secondo tempo molto meglio, più veementi, forse meno belli, ma più efficaci, più cattivi, più tosti, e abbiamo vinto meritatamente la partita. Allora Pillon, Sebastiani ha detto vittoria meritata per le occasioni che abbiamo creato, Castori ha detto assolutamente no, non meritava il Pescara, la Bella sceglie Pillon, chi meritava? Ma se abbiamo vinto 2-0 probabilmente qualcosa di buono abbiamo fatto, ne abbiamo anche sbagliati di gol, devo dire, perciò io credo che il compito delle occasioni noi ne abbiamo avuto molti di più di loro, e anche sul piano del gioco li abbiamo messi lì nel secondo tempo, sono usciti qualche volta in contropiede, perciò credo che sia meritata la vittoria da parte dei miei ragazzi. Ieri aveva detto una chance per Scognamiglio probabile, l'ha sfruttata bene? Credo proprio di sì, un giocatore che quando sta bene fisicamente è un giocatore che fa il suo, perciò ha fatto una buonissima partita, sono contento per lui. Vorrei spendere anche due parole per Del Grosso, sembra che non si vede in campo ma è presente, come se è presente. Ha fatto una buonissima partita, adesso sta in condizione, ha avuto un momento un po' così, ha avuto un infortunio che l'ha condizionato molto, ma adesso si sta esprimendo a dei buonissimi livelli. Gli ha creato un po' di difficoltà all'inizio questa posizione di Sabbione molto avanzata? Ma sapevo che andavano a marcare a uomo Brugman, perciò è stata una partita difficile anche per lui da questo punto di vista. Però i ragazzi devono essere tranquilli, nel senso che all'inizio del campionato c'era stato chiesto di giocare un buon calcio, di salvarsi il prima possibile, di divertirsi giocando. Credo che siamo in linea con gli obiettivi che ci aveva dato all'inizio la società, perciò io credo che in questo momento bisogna stare sereni, giocare tranquilli, non avere la risposta alle critiche? No, io dico, parlo per i ragazzi, perché nel primo tempo si è avvertita una tensione che in altre partite non c'era stata, perciò dobbiamo essere più tranquilli da quel punto di vista. Le critiche io le accetto, ci stanno, per l'amor di Dio, però insomma bisogna guardare anche le cose positive che stiamo facendo. L'ultima simpatica con un sorriso, ha corso più Mancuso in occasione del gol del 2-0 o Pillon per esultare dopo il gol? È stata una liberazione, perché la tensione era alta, quando ho visto il 2-0 ho detto meno male, fatta. Più Pillon. Sì, ho fatto uno scatto che l'ho bruciato proprio. grazie a Baby Pillon.